Oggi sono qui per fare un video unboxing di un qualcosa di un po' particolare che è contenuto in questa scatolina e praticamente è una cosa che mi è comparsa nei post pubblicizzati, sponsorizzati sui social, su Instagram soprattutto, e è una cosa che quando ho visto quello che ci si poteva fare mi ha colpita tantissimo e colpirà sicuramente tutti coloro che sono amanti dell'editing, delle foto, dei video, soprattutto delle foto in questo caso, perché qui c'è davvero da che sbizzarrirsi, perché è un qualcosa che stimola tantissimo la creatività ed è la Lens Ball. Non so se l'avete vista anche voi sui social. Comunque, vi do subito qualche informazione. Praticamente è una sfera di cristallo che non serve per prevedere il futuro, ma serve appunto per fare foto e poi vi faccio vedere. Praticamente esistono due diverse dimensioni di questa Lens Ball. C'è la dimensione pro, quindi che è un po', diciamo, da professionista, che è praticamente da 80 mm e pesa 650 grammi. Poi c'è quella che ho preso io, più piccolina, che è la Pocket, che invece è da 60 mm e pesa 250 grammi. Quindi ci sono 400 grammi di differenza e quindi secondo me questa piccolina è adatta a chi comunque magari la deve trasportare anche nello zaino, nella borsa. Comunque ha un peso più piccolo, è più facilmente appunto trasportabile. Secondo me quella grande è davvero, come dice il nome, adatta a professionisti, a chi fa comunque foto con anche macchinette di un certo livello, non con il cellulare come faccio io. E quindi io per il momento ho preso questa piccolina. Ah, non vi ho detto il prezzo, ora ve lo dico. E poi ho preso anche il supporto, che ora andremo appunto a vedere. Il supporto costa 19 dollari. Le Lens Ball costano la versione grande Pro costa 59 dollari, mentre quella Pocket costa 49 dollari, quindi 10 dollari di differenza. E ho aspettato un bel po', più di un mese. No, che sto dicendo? No, l'ho ordinata a inizio maggio, quindi un mesetto diciamo, perché ho visto che comunque viene dalla Cina. Nonostante la società, comunque andando appunto sul sito, si vede appunto che la società ha sede, almeno qui come c'è scritto, ha sede nei Paesi Bassi, quindi sinceramente non l'ho capito, però vabbè. Andiamo avanti. Quindi io direi di concentrarci sulla nostra Lens Ball e di fare quindi il nostro unboxing. Allora, io direi di iniziare subito dal supporto e questa, appunto, questo è il packaging. Il supporto secondo me è indispensabile per diversi motivi. Perché comunque essendo comunque delle sfere di cristallo sono facilmente graffiabili, facilmente rovinabili e quindi il supporto ci vuole. Allora, questo è il supporto che ha qui appunto il simbolino della Lens Ball e praticamente come vedete si può agganciare anche al cavalletto, quindi è veramente molto comodo ed è praticamente unico. Per tutte e due le taglie di Lens Ball, perché comunque come vedete è di gomma, quindi si piega e questo secondo me è un accessorio indispensabile. Ma veniamo a questa meraviglia. Allora, qui c'è praticamente un'avvertenza che vi avverte. Allora, a parte poi questo appunto, vabbè, comunque è un sigillo che vi permette di vedere che il prodotto non è stato aperto. Ah, mi è arrivato anche confezionato benissimo perché era dentro ad una scatola di queste appunto dimensioni e il tutto era
circondato da, come si chiama, dal polistirolo bello spesso, e quindi era tutto molto molto ben protetto. Allora, questa è la scatola, che è comunque di per sé semplice ma bellissima, e c'è l'avvertenza di non doverla, di non lasciare praticamente la lens ball direttamente sotto i raggi del sole, comunque di appunto una fonte di luce forte, comunque il sole, perché ha un forte potere scaldante. E io ho visto infatti un video in cui proprio dopo pochi secondi, già sul, diciamo, foglie secche, si notava già il fumo. Quindi da questo punto di vista c'è da fare quindi questa attenzione. Ma apriamo il tutto e, cioè, guardate, bello dentro, spero si noti, tutto bello colorato, sfumato, bellissimo, riprende appunto i colori del logo. Allora, qui che cosa abbiamo? Ah, qui abbiamo degli, appunto, a parte poi, vabbè, l'adesivo, carino, vabbè. E qui abbiamo degli esempi di foto che si possono appunto realizzare, come per esempio appunto questa, perché comunque con la lens ball si catturano appunto tutti i dettagli dello sfondo. E quindi qui c'è scritto di seguirli su Instagram con appunto l'hashtag lensball, potete vedere appunto tutti gli scatti, o comunque direttamente appunto la loro pagina lensball. E poi qui che c'è scritto: unisciti alla famiglia lensball di Facebook, del gruppo di Facebook, vabbè, c'è anche una sfida, vabbè, per essere appunto menzionati. Ovviamente qui vi dicono di tenere la lensball sempre nel suo sacchettino, perché comunque è resistente agli urti o comunque ai graffi, però quando non la si usa è bene appunto riporla nel sacchettino, mi sembra ovvio. Attenzione appunto ai raggi diretti del sole, perché effettivamente l'ho visto, ha un fortissimo potere proprio di intensificare il colore. Capture your world, quindi cattura il tuo mondo, sii creativo. E infatti a me ha colpito proprio per questo, perché secondo me è uno strumento che stuzzica molto la creatività. Vai fuori ed esplora e guarda come tutto appunto sembra più bello attraverso la lens ball. Piccolo trucco: tieni la tua fotocamera un pochino più, diciamo, lontano rispetto quindi a quello che tu pensi di che si possa appunto vedere meglio, quindi un pochino più lontano da come appunto pensi che venga bene la foto, e poi appunto ritaglia la foto dopo, ok? Poi vabbè, c'è scritto che mettendoci appunto l'hashtag lensball si può essere appunto poi eventualmente anche menzionati sulle loro social. E poi vabbè, qui ci sono tutti quanti dove trovarli, tutti i loro indirizzi. Ok, e questo lo abbiamo fatto, ma andiamo a scoprire la nostra lensball. Allora, io direi che questi cosini di gomma prima ce li lasciamo, perché conoscendomi è bene fare così. Allora, ha questo sacchettino che ha ovviamente qui il simbolo lensball, qui lensball, e ta-da! La nostra lensball, che ok, vista così potrebbe sembrare veramente una cosa stupida, ma vi assicuro che le foto, date uno sguardo appunto sul loro sito, sulla loro pagina sul loro profilo Instagram, e vedrete che spettacolo di foto si possono appunto realizzare. Cioè, io vi assicuro che sto veramente molto molto gasata. Ovviamente anche un altro piccolo punto segreto è quello di fare sempre molta attenzione alle impronte, per cui insomma tenere la lens ball sempre insomma in un modo che non si vedano le impronte, e quindi essere sempre comunque pronti a pulirla, ovviamente, perché altrimenti insomma le foto sono orrende. Però veramente è una sfera che cattura ogni dettaglio dello sfondo, e quindi attraverso poi l'editing
è possibile veramente creare delle foto meravigliose. Vediamo il supporto. No, ok, il supporto ci vuole, veramente così sta ferma ed è tutto molto più sicuro. Ho letto che praticamente il tipo di cristallo con cui è fatta è un cristallo che ho fatto apposta proprio anche per appunto catturare ogni minimo appunto dettaglio, e quindi io direi che possiamo farla finita qui e ci vediamo su Instagram, quindi seguitemi e sotto trovate il link per vedere tutte le prossime foto che farò con la mia Lensball. Vi ricordo di iscrivervi al mio canale se non siete iscritti, spero di avervi fatto magari scoprire un prodotto che può interessarvi, che può piacervi, che vi ha incuriosito e che anche voi acquisterete. E noi ci vediamo quindi su Instagram per le foto e qui con il prossimo video. E ciao!